Un ex vincitore del Grande Fratello ha smesso di nascondere il dispiacere per come sono andate le cose dopo la fine del reality show. Il Grande Fratello, sia nella sua versione NIP che VIP, ha raggiunto una notorietà eccezionale. È uno dei programmi più apprezzati di Mediaset e, anche se ci sono stati alti e bassi, continua a svolgere un ruolo speciale nei cuori degli spettatori. I concorrenti, nonostante il passaggio degli anni, sono riusciti a lasciare un segno indelebile. Alcuni, grazie all'iconico reality show, hanno dato alla luce una carriera di successo. Tuttavia, non per tutti, le cose sono andate in questo modo. Ci sono anche quelli che, sfortunatamente, hanno lottato per affermarsi nel mondo della televisione italiana. Un ex vincitore ha deciso di approfondire l'argomento. Un ex vincitore delle prese d'aria del Grande Fratello era oscurato. Il Grande Fratello rappresenta un potenziale trampolino di lancio per i suoi partecipanti. La versione NIP che, in una forma diversa, tornerà a settembre, costituiva il sogno di molte persone. Tutti hanno fatto appello alla speranza di poter unirsi al mondo dell'intrattenimento grazie alla popolarità acquisita. In effetti, ci sono stati casi in cui ciò era possibile. Alcuni personaggi, come Gwendalina Tavassi, continuano a farli parlare costantemente. Non una regola stabilita e, per alcuni ex partecipanti, il destino voleva qualcosa di diverso. Ad oggi, ha deciso di optare per una strada alternativa perché le porte della televisione italiana sembrano essere precluse. Stiamo parlando di Alberto Mezzetti, che ha trionfato durante la 15ª edizione del programma. Due ha i capelli lunghi. Tarzan era stato soprannominato questa denominazione. Tuttavia, non lo ha aiutato a farsi strada nella giungla televisiva. Per la sua ammissione, immediatamente dopo l'esperienza viveva su Canale 5. È stato escluso da tutto. Non è stata anche concessa anche la solita intervista con Barbara D'Urso. Per questo motivo, ha deciso di mirare al Brasile, dove ha molte più possibilità. Inoltre, è riuscito a conquistare 259.000 follower su Instagram. Questo gli ha permesso di intraprendere anche la carriera di influencer e creatore contenuti per il web. Sono stato oscurato e non so perché. Non aiuta nemmeno Mediaset, perché sono un personaggio mi è piaciuto e contento.